Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e sono il vostro ospite su questo canale. Con questa settimana cominciamo a parlare di uno dei metodi di gestione delle campagne di gioco di ruolo più antichi in assoluto, precedente anche al Railroad di cui abbiamo parlato un paio di stagioni fa, il Sandbox. E cominciamo, come avete visto dal titolo, parlando di uno dei suoi elementi caratteristici, l'hexcrawl. Probabilmente un termine che avete già sentito, però come qualunque altra cosa all'interno del gioco di ruolo, la cosa è più complessa di come appare. Non si tratta semplicemente di quando le mappe hanno gli esagoni. Non vi preoccupate, tanto cominceremo dalle basi e andremo a salire di complessità fino al finale di stagione. Lo dico anche per quelli tra di voi più esperti. Questa settimana parliamo di hexcrawl inteso come mappa. Per le sue applicazioni a livello di campagna ne parleremo più avanti. Oggi facciamo le basi, cos'è una mappa hexcrawl e perché è fatta in quel modo. Questa è una classica mappa da hexcrawl, sicuramente le avete viste su qualche manuale o su qualche avventura, indipendentemente dai giochi a cui avete giocato. Il principio fondamentale è quello di prendere la parte del mondo di gioco condiviso che si intende utilizzare nella quest, o più probabilmente nella campagna. Ne parleremo, come ho detto, più avanti, ma questo tipo di mappe si usano per le cose grosse. La mappa viene poi divisa in una serie di caselle, ognuna delle quali contiene un qualche tipo di elemento. In questo caso vedete la mappa di una serie di isole con boschi, pianuri e mari, un territorio neutro, diciamo, ma potrebbe essere qualunque tipo di mappa. Dalla zona contaminata della quest di Fallout, se vi interessa il generatore dove si svolge la quest è qui e questa è la vera mappa del Canavese, che è la zona dove abito, ma potrebbe anche essere la mappa di un intero settore stellare in cui viaggiano le astronavi degli intrepidi eroi dei giochi della fantascienza. Come dicevo, sicuramente se avete una conoscenza anche solo minimale del gioco di ruolo, una mappa fatta in questo modo l'avete vista. Anzi, probabilmente darete per scontato che quello è il tipo di mappa che si vede nel gioco di ruolo. Però, perché sono fatte in questo modo? Sembra strano, infatti, in un ambito come quello del gioco di ruolo tradizionale, in cui a farla da padrone sono le griglie di battaglia a quadretti, che quando si aumenti la scala e si passi alla mappa geografica, si cambi anche la suddivisione dello spazio passando dai quadrati agli esagoni. Il motivo è che gli esagoni sono molto più efficienti per suddividere un'area che non abbia già una griglia regolare di suo. Per la mappa di un dungeon o di un qualunque altro ambiente che è stato costruito, infatti, è molto probabile che sia composto da elementi artificiali che seguono una griglia ad angolo retto. È raro che i corridoi facciano ampie curve e anche nel caso si tratta di zone molto limitate rispetto al grosso della struttura, che sarà fatto da grosse stanze quadrate, corridoi rettangolari e incroci a X tra i vari corridoi. Senza contare che, dato che la mappa del dungeon è il tipo di mappa più numeroso, magari c'è una sola mappa geografica, ma dozzine di dungeon in quell'area, e i giocatori molto spesso devono disegnarsi la mappa mentre procedono nel dungeon, o almeno così era agli albori, è molto comodo che questa mappa possa essere disegnata in maniera precisa su un foglio a quadretti strappato da un quaderno, semplicemente seguendo i quadrati già tracciati con la matita. Una griglia a quadri, però, per quanto sia ottima per rappresentare movimenti orizzontali o verticali, diventa estremamente imprecisa quando si cerca di rappresentare movimenti diagonali, perché la diagonale di un quadrato è decisamente più lunga
di uno dei lati. Se due personaggi si muovessero entrambi nello stesso numero di caselle, ma uno lo facesse orizzontalmente e uno diagonalmente, nella pratica quello che si muove diagonalmente avrebbe percorso più strada a parità di quadretti attraversati. Questo è il motivo per cui in Dungeons & Dragons il secondo quadretto mosso diagonalmente conta doppio, così come lo sono tutti gli altri quadretti dispari. E in altri giochi tradizionali che utilizzano una mappa a griglia trovate regole sostanzialmente analoghe per correggere questa disparità. In un combattimento tattico, questo problema, per quanto esista, è relativamente poco influente. Per quanto siano agili e scattanti, i personaggi e i loro avversari si muoveranno di metri, magari decine di metri. Ma si tratta di un singolo caso di movimento in un contesto di movimenti molto più ampio. Quindi, nei grandi numeri, per quanto impreciso, il problema è abbastanza ignorabile. Soprattutto se, come ho detto, paragonato al vantaggio di poter improvvisare letteralmente l'intera mappa su un foglio a quadretti qualsiasi. Se però prendiamo in considerazione il movimento strategico, quello che a volte viene chiamato il movimento narrativo o più semplicemente lo spostarsi sulla mappa di campagna, i quadretti cominciano a diventare estremamente scomodi. Facciamo un esempio. Entrambe queste due città si trovano a 6 quadretti di distanza da dove i personaggi si sono accampati. Teoricamente, quindi, il campo dovrebbe essere equidistante da entrambe. Se però andiamo a misurare la distanza effettiva, è subito evidente che la città in diagonale è più distante dal campo di quella in orizzontale. Se invece facciamo la stessa cosa, ma utilizzando una mappa con una griglia ad esagoni, le distanze relative delle due città sono immediatamente più chiare da calcolare anche a occhio, sia per voi che siete il master, sia per i vostri giocatori. Oltre a questo, le mappe geografiche tendono a contenere per la maggior parte elementi naturali, che quindi difficilmente seguono una griglia a scacchiera, ma hanno forme più irregolari e tondeggiante. Utilizzando una mappa con celle esagonali, la cui forma è già di per sé abbastanza arrotondata, è più facile coprire le aree con più precisione, molto probabilmente si tratterà di un punto di interesse e di una zona circolare intorno a lui, quindi non solo è più facile calcolare le distanze di movimento relative senza doversi mettere a usare squadra, righello e cose del genere, ma la mappa stessa risulterà esteticamente più gradevole da vedere che magari non è indispensabile ai fini delle regole di gioco, ma è sicuramente qualcosa che migliora l'esperienza al tavolo. Dovete infatti considerare gli esagoni come zone che contengano un qualche tipo di elemento di interesse per i giocatori. In pratica, prima di tutto, partite dal presupposto che ogni esagono debba contenere qualcosa con cui i giocatori possano in qualche modo interagire. Anche se questo non vuol dire che ogni esagono debba contenere cose equivalenti o altrettanto interessanti rispetto agli altri. Sì, esistono esagoni più uguali degli altri. Alcuni esagoni potrebbero contenere dei dungeon con una loro linea narrativa, dozzine di stanze, dozzine di nemici, altri potrebbero contenere letteralmente intere città con migliaia, se non decine di migliaia di PNG, dozzine di quest, avventure, situazioni in cui i giocatori potrebbero giocare per un anno senza mai uscire da quell'esagono, mentre un altro esagono potrebbe contenere una foresta particolarmente fitta che rallenta il vostro movimento, o questo è mare aperto, fate una prova di navigare per non andare fuori rotta. Gli esagoni di una mappa hexcrawl, infatti, non dovrebbero essere considerati come le stanze di un dungeon, ma come un'unità di misura dello spazio e del tempo in cui suddividere la vostra mappa.
Ovviamente, quale sia l'effettiva dimensione della cella dipende da che cosa torna più comodo a voi per la gestione della vostra campagna. In un'ambientazione fantasy, in cui i personaggi si spostano a piedi, a cavallo, ogni cella potrebbe essere larga qualche decina di chilometri e magari rappresentare una giornata di cammino o mezza giornata di cavallo. In un'ambientazione più moderna potrebbe anche essere di centinaia di chilometri e rappresentare qualche ora di automobile. La cosa vale anche al contrario: in una quest totalmente urbana, ogni esagono potrebbe essere una zona di solo qualche centinaia di metri e rappresentare meno di 10 minuti a piedi per i giocatori che si muovono all'interno della città. Valutate anche in base alle vostre esigenze. In una quest fantascientifica in cui i personaggi si spostano da un pianeta all'altro, quanto effettivamente sia grosso un esagono sulla mappa potrebbe non essere neanche rilevante ed essere calcolato semplicemente in base al tempo di percorrenza. Un esagono è un mese di viaggio subluce o 10 minuti di viaggio in curvatura, senza che sia mai dichiarato effettivamente quanti anni luce di distanza sono due punti. Anche perché tecnicamente questi punti sono in costante movimento anche tra di loro, il che renderebbe estremamente complicato gestire la mappa. Ovviamente c'è ancora moltissimo da dire sull'hexcrawl e molto di più da dire sul sandbox, ma come ho detto, questa settimana voglio limitarmi puramente alle basi, quindi per oggi questo video finisce qui. Questo, come ho detto, è ufficialmente il primo video della serie sul sandbox. Adesso mi sto ancora organizzando, quindi non so dirvi esattamente quanto durerà. Prevedo che se non arriviamo fino all'estate ci arriviamo molto vicino. Comunque saranno molti video, ovviamente poi intervalleremo anche con altra roba. Però adesso, dato che questo è il primo video, voglio sentire nei commenti da voi se voi, al di là di usare l'hexcrawl, usate il sandbox. Vediamo anche quanti preconcetti da sfatare ci sono sul sandbox. Scrivete tutto nei commenti qui sotto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche. In descrizione trovate i link di Discord e di Telegram della community del Master Kai se volete unirvi alla discussione insieme agli altri. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video.